Ben un mese e mezzo non ci siamo visti tanto, però partiamo alla grande, partiamo con il botto, subito con il professor Cottarelli. Ci eravamo visti l'anno scorso a giugno, infatti si ricordava che era una serata calda e aveva appena finito di piovere e volevamo fare la serata sul terrazzo, ma voi che eravate già seduti non vi siete schiodati e l'abbiamo fatta dentro con un caldo, questa volta quantomeno temperatura gradevole. Grazie intanto appunto per essere con noi, grazie di questo libro che ho letto con molto interesse, perché è un libro che chimere, quindi sogni e fallimenti dell'economia, i sogni e la realtà, che cosa non ha funzionato su sette temi, non li affronteremo tutti evidentemente per lasciare poi anche tempo per alcune domande, però su alcuni temi che sono affrontati in questo libro ci sarà un approfondimento, un'illustrazione. C'è il tema che è il primo capitolo, quello dei Bitcoin, che finalmente ho capito come funzionano, cosa sono. Detto questo, non investo e non investirò in Bitcoin, però almeno perché ha capito. Forse perché ho capito, però avevo sempre il dubbio come fossero. Poi sentivo quelli che facevano questi grandi guadagni, almeno sulla carta, e mi sentivo un po' l'ultimo degli stupidi. Ho detto, bah, è così facile. Insomma, capiremo e capirete leggendo il libro e sentendo stasera il professore che la realtà è un po' diversa da quelli che erano questi sogni, queste chimere, che dovevano questi temi, poi c'è la banca centrale, l'importanza dell'indipendenza delle banche, cioè tutto quello che doveva era il sogno. In esergo c'è Lucio Battisti, che è all'inizio e alla fine, ai 25 anni dalla morte, è un po' una dedica, e in effetti con Umanamente Uomo, il sogno, purtroppo la realtà si è dimostrata un po' diversa da quelli che erano gli intendimenti, a volte erano degli intendimenti anche con positivi, ma non sempre è andata così. Fino uno degli argomenti che ho chiesto che venisse illustrato questa sera, che è all'ordine del giorno, nel senso che ne viene parlato molto dai nostri politici, è quella della tassa piatta, cioè tassando e abbassando le tasse ai ricchi piove, ne ha riscontro e beneficio anche quelli dei ceti più bassi, quindi perché piove, no? Investono e hanno occasione e voglia di poter investire perché diminuiscono le tasse. Sarà proprio così. Ci sono delle, il professore parlerà, perché ci sono poi delle, non sapevo che c'erano già dei precedenti in questo senso, e quindi forse i precedenti possono aiutare a capire. Quindi io la ringrazio, ci siamo prefissati che ci sarà una prima illustrazione di 40-45 minuti, 50, al professore che ha il dono di farci capire in modo semplice temi complessi, sia nell'eloquio e soprattutto anche nello scrivere, anche se sfora non è un problema. Poi lasciamo tempo per un quarto d'ora, 20 minuti alle domande, e poi sarà disponibile a autografare e dedicarvi i libri che sono qui. E in questo caso ringrazio il professore perché i proventi, l'incasso, cioè tutto quello che è la vendita del libro, è completamente dato in beneficenza all'associazione Vidas, della coloro che assistono i malati inguaribili, e quindi è un altro merito del nostro professore. Grazie, a lei la parola. Allora, buonasera, io ho scritto questo libro che parla di sette argomenti diversi che hanno un elemento, anzi hanno due elementi in comune. Il primo è quello a cui ho pensato inizialmente, volevo trovare sette temi che erano un po' misteriosi, di cui, o meglio, si sente molto parlare, ma di cui in generale si sa poco, si capiscono poco, non sono chiari. Uno di questi, appunto, essendo l'oggetto del primo capitolo, per questo l'ho messo all'inizio, quello delle criptovalute, i Bitcoin. Poi mi sono reso conto che questi sette argomenti che avevano trovato avevano un altro elemento in comune, che non era soltanto il fatto di essere
misterioso, infatti il libro inizialmente si doveva intitolare I misteri della giungla nera, aveva un altro elemento in comune, cioè quello di essere il risultato di sogni che dovevano cambiare in meglio l'economia mondiale e che invece stavano tutti incontrando delle difficoltà. Allora, per questo il libro si parla di chimere. E anche da questo punto di vista, un esempio molto chiaro di questi sogni che dovevano cambiare in meglio l'umanità, la vita, l'economia, e che sta affrontando difficoltà o che si è andato in una direzione completamente diversa da quella inizialmente pensata, è proprio di nuovo il tema delle criptovalute. Cosa sono le criptovalute? Qual era il sogno che volevano realizzare? La prima criptovaluta è nata nel 2010, ma già negli anni 90 negli Stati Uniti si era sviluppato un movimento chiamato il movimento dei cyberpunk, che sosteneva fondamentalmente che con le nuove tecnologie e i pagamenti elettronici il mondo sarebbe stato dominato dalle banche. Le banche avrebbero conosciuto tutto di noi ed era necessario liberarsi creando uno strumento di pagamento che fosse in qualche modo anonimo come il contante, ma che potesse essere utilizzato anche per grandi pagamenti e non soltanto per i piccoli acquisti che si fanno con le banconote. Questo pensiero, questa scuola di pensiero, dette l'origine appunto al Bitcoin, la prima e ancora attualmente la più importante delle criptovalute, che ci voleva liberare da due cose. La prima cosa era il controllo delle banche su quello che noi facciamo. Cosa vuol dire questo? Quando voi fate un pagamento, staccando un assegno, oppure vi sedete al computer e fate un bonifico elettronico, o andate in banca e fate un bonifico, voi state trasferendo soldi, euro, da un conto bancario a un altro conto bancario. Questo vuol dire che le banche sanno tutto di noi, tutto quello che noi facciamo. E siccome le banche sono colluse con i poteri forti, sono colluse con lo Stato, noi dobbiamo liberarci da questa cosa. Quando voi vi sedete a un computer e aprite un conto in Bitcoin, acquistate Bitcoin da qualcuno che già ce li ha. Non vi sto a spiegare qual è il meccanismo con cui si introducono i bitcoin nell'economia, è spiegato nel libro. Ma quando voi vi sedete al computer che aprite un conto in bitcoin, non lo aprite con una banca, non lo aprite in linea di principio, poi perché poi le cose sono cambiate, con un intermediario, lo aprite col sistema stesso, con questo enorme, è come immaginate come se fosse un enorme registro. In cui quando aprite un conto si crea il vostro nome, Paolo Rossi, faccio per dire, e da quel momento in poi avete dei bitcoin. Da chi li comprate i bitcoin? Da chi ce li ha? Pagando con euro normale, euro, dollari, moneta, tra virgolette, vera. E con questo conto, che non è tenuto da una banca, ma è tenuto da migliaia, decine di migliaia di computer nel mondo che hanno tutti una copia uguale di questo registro, voi potete fare delle operazioni. Volete comprare un'automobile da qualcuno che ha un'automobile, lo pagate in bitcoin. Se quella persona è disposta a ricevere i bitcoin vostri sono trasferiti sul conto dell'altra persona. Non c'è nessuno di mezzo. La transazione è fatta tra le due persone in questione e è fatta anonimamente. Voi siete caratterizzati da un codice. E l'altra persona è caratterizzata da un codice. Quindi questo ci libera dalle banche, il controllo delle banche. Uno potrebbe dire, ma perché dovrei ricevere, accettare quello che ha ceduto alla macchina? Perché dovrebbe accettare di ricevere Bitcoin che non sono niente? Però se ci pensate, anche la moneta, quella classica, tradizionale, pezzi di carta che noi abbiamo nel portafoglio, non valgono niente di per sé. Una banconota da 50 euro, certo non vale la carta, anche se è una bella carta, non vale 50 euro, però la accettiamo. Perché la accettiamo? Perché pensiamo che qualcun altro sarà pronto ad accettarla e soprattutto perché pensiamo che quel pezzo di carta mantenga il suo valore nel tempo. 50 euro oggi valgono 50 euro come domani. In realtà però non è proprio così, perché con l'inflazione,
La moneta tradizionale perde il suo valore. E allora gli inventori dei bitcoin volevano liberarci anche da una seconda cosa, non soltanto dal controllo delle banche commerciali, ma anche dal controllo e dagli errori che possono fare le banche centrali, quelle che stampano i soldi. E qual è l'errore che, anzi, le cose che volontariamente le banche centrali e lo Stato che le controlla possono fare è quello di stampare troppi soldi. Perché stampare soldi è come avere la gallina dalle uova d'oro, e allora c'è sempre la tentazione per il politico, cosa peraltro collegata al secondo tema di cui poi parleremo, c'è sempre la tentazione per il politico, per la politica, per il governo, per le banche centrali colluse con i governi, di stampare troppi soldi. Allora il Bitcoin aveva anche una seconda aspirazione, quella di avere una moneta che fosse più stabile della moneta tradizionale e che non fosse soggetta a questo rischio di inflazione, cioè di stampare troppa moneta. E come si otteneva questo risultato? Affidando il compito di decidere quanti bitcoin introdurre ogni anno nell'economia non alla decisione dello Stato o di tecnici delle banche centrali, affidarlo a degli umani, si affida la decisione di quanti bitcoin introdurre ogni anno nel sistema a una formula matematica, a un algoritmo che funziona più o meno in questo modo: al crescere delle operazioni di acquisti e vendite fratte in bitcoin aumentano i bitcoin in circolazione, perché se ci sono più operazioni in bitcoin vuol dire che bitcoin è più domandato e quindi aumentano. La formula matematica che crea il bitcoin, come dico, non vi spiego, se siete interessati lo discutiamo, come vengono introdotti i bitcoin nel sistema, a chi vengono dati, quando vengono creati, ma questa, la quantità di bitcoin aumenta ogni anno se aumentano le operazioni in bitcoin. Non è la banca centrale che decide, non è un umano, è una formula matematica. Non solo, ma il colpo di genio è quello di dire: mettiamo in questa formula un elemento che rende il bitcoin sempre più raro e quindi sempre più prezioso. Se aumentano le operazioni, gli acquisti e le vendite in bitcoin del 10%, la quantità di bitcoin aumenta, ma un po' meno del 10%, il che vuol dire che nel corso del tempo, mentre la moneta tradizionale tende a svalutarsi per l'inflazione perché c'è troppa moneta in giro, il bitcoin diventa sempre più raro e tende a diventare sempre più prezioso. Questa era l'idea: liberiamoci dal controllo delle banche commerciali, liberiamoci dal controllo delle banche centrali con una moneta che sia più stabile. E effettivamente nel corso dei 15 anni della sua vita il Bitcoin il Bitcoin è diventato sempre più raro e si è apprezzato, diventato sempre più prezioso nel corso del tempo. La prima operazione di acquisto fatta con Bitcoin, poi ci sono tante altre monete, criptovalute, ma il Bitcoin rimane quella principale, è stato l'acquisto di due pizze all'inizio del 2010 per 10.000 Bitcoin. Una pizza valeva 5.000 Bitcoin per comprare una pizza. Adesso un Bitcoin vale $30.000. C'è stato un enorme apprezzamento. Allora, questo è il sogno che si è realizzato. Qual è stato il problema? Quali sono stati i problemi che si sono creati? Tanti problemi. Prima di tutto, questi conti sono conti anonimi e quindi sono diventati un terreno perfetto per operazioni truffaldine, operazioni di riciclaggio, operazioni di aggiramento di sanzioni da parte degli stati e così via. Soprattutto all'inizio la maggior parte delle operazioni in bitcoin era di questa natura. Poi il numero di operazioni in bitcoin, diciamo regolari, legali, è aumentato, però rimane sempre una parte utilizzabile, se non in bitcoin, perché bitcoin è diventato un po' più trasparente, in altre criptovalute ancora più anonime del bitcoin.
questa porzione di transazioni irregolari è rimasta. Il sistema delle criptovalute, secondo problema, consuma un'enormità di energia. Vi accenno perché ogni 10 minuti per i bitcoin questi registri dove sono contabilizzate tutte le operazioni che vengono fatte vengono aggiornati in tutti i computer del mondo. E ogni 10 minuti i computer del mondo mettono a disposizione la loro energia per l'aggiornamento di tutte queste copie di questo registro che è distribuito in tutti questi computer del mondo. Una grande quantità di energia viene consumata perché i nuovi bitcoin vengono assegnati al computer che risolve per primo un problema matematico estremamente difficile. Allora immaginatevi che ogni 10 minuti migliaia, decine di migliaia di computer del mondo partono a razzo consumando una quantità ognuno di energia per risolvere questo problema matematico. Il risultato è che in un anno il consumo di energia di tutte le criptovalute è pari al consumo dell'intera Argentina, tanto per darvi un'idea della cosa. Ma il problema principale è stato un altro. È vero che il prezzo del Bitcoin tendenzialmente è aumentato, ma il valore del Bitcoin espresso in moneta tradizionale è estremamente volatile. Vi ho detto che adesso un bitcoin vale circa $30,000, 3 anni fa un bitcoin valeva $60,000, dopo da 60 era sceso a $16,000. Pensate uno che avesse investito tutti i propri risparmi comprando un bitcoin per $60,000 3 anni fa, ora si sarebbe trovato poi con un valore di $16,000, adesso è aumentato ma rimane il valore la metà di quello che era tre anni fa. Uno può dire, vabbè, però perché è successa questa cosa? Perché questa grande volatilità? Perché a un certo punto queste operazioni in Bitcoin non sono più state fatte da singoli piccoli operatori come si pensava, la gente col proprio personal computer eccetera, ma i grandi speculatori sono entrati in questo campo rendendosi conto di quanto era volatile il mercato e quindi anche di quanto grandi potessero essere i profitti che si potevano fare, fra l'altro in buona parte non tassati. La legge di bilancio l'anno scorso ha introdotto la tassazione delle criptovalute in Italia, ma non so come sarà effettivamente realizzato perché i conti sono in buona parte ancora anonimi. Uno potrà dire sì, però tutte le attività finanziarie sono volatili. Se io compro dollari, il valore del dollaro espresso in euro cambia di giorno in giorno. Se io compro azioni, io compro azioni oggi, domani il valore delle azioni cambia, non è più lo stesso. Ebbene, la volatilità del Bitcoin in termini di cambiamento del prezzo è 7 volte più grande di quella del mercato azionario. Conclusione di tutto questo, l'idea era geniale, si è realizzata però in una maniera completamente diversa, sono entrati nel sistema anche dei veri e propri intermediari dei Bitcoin che possono fallire e che sono falliti. L'ultima cosa che occorre ricordare è che c'è anche un altro rischio. Vi ho detto che il conto in Bitcoin è caratterizzato da un codice. Ora, se voi avete un conto bancario e vi perdete, vi dimenticate il vostro IBAN, andate in banca, ve lo ridanno. Se voi vi dimenticate perdete il vostro codice del Bitcoin, non c'è niente da fare. E c'è chi ha perso milioni e milioni in Bitcoin in questo modo. Conclusione, se volete comprare Bitcoin e altre criptovalute, fatelo pure, rendetevi conto di qual è il rischio. Io preferisco starne lontano. Ma una domanda, l'operazione, il problema matematico che viene risolto è riferito alla aggiudicazione della transazione? No, chi risolve per primo il problema matematico riceve in compenso dei bitcoin. Ma il problema matematico
cosa, in cosa consiste? No, è proprio un problema. È davvero piuttosto complicato, tant'è vero che ci vuole un'enorme energia, ci vuole troppa energia anche a spiegare qual è il problema matematico. Ah, no, ma okay, concettualmente okay. No, no, perché è un problema matematico, non è 3x3, quanto fa 3x3? Messo, ecco, no, certo, ma gestito dal sistema. Sì. Ogni 10 minuti c'è questa... decine di migliaia di computer in tutto il mondo, che poi inizialmente la cosa era pensata per i personal computer, poi ci sono addirittura computer adesso che vengono costruiti appositamente per risolvere questo problema, questi problemi. Vabbè. Posso dire una cosa? Ma gli uomini c'entrano in questo giro? Ci sono delle persone? No, il... Sì, si è parlato di sistema, ma... Sì, cioè chi lo concepisce? Allora, l'inventore del Bitcoin, quello che ha scritto un lavoro, uno studio che è disponibile in rete, è Satoshi Nakamoto, che non si sa chi è uno pseudonimo. Infatti sono state speculazioni su chi sia una persona, un gruppo di persone. Di lui o di lei o di essi non si sa più niente. Il sistema è stato reso disponibile e quindi è disponibile in rete e va avanti da solo in qualche modo. Cioè non c'è una banca dietro a tutto questo, il sistema va avanti da solo. E quindi no, gli umani l'hanno creato, però, e adesso viene comunque gestito, perché come ho detto c'è un codice in cui viene... il sistema è codificato in un codice da computer, linguaggio macchina, come si dice, e questo può essere utilizzato e è accessibile a tutti. Però non c'è un gestore unico di questa cosa, cioè, altrimenti ci sarebbe appunto un umano dietro a far funzionare tutto questo. Ho un po' paura, no, sta cosa. Chi partecipa volontariamente a questo sistema e mette a disposizione i propri computer sono i cosiddetti minatori, si chiamano minatori perché appunto sono quelli che vengono ricompensati, come se mettendo a disposizione i loro computer per far funzionare il sistema vengono ricompensati attraverso l'accredito di Bitcoin. Però questo non viene dato a tutti, ma per rendere un po' la cosa più interessante c'è questa gara per cui chi ogni 10 minuti si aggiudica i nuovi bitcoin messi in circolazione sono quelli che appunto riescono a risolvere per primo questo problema matematico. Vabbè, comunque il fatto che se si perde il numero segreto si perde i soldi mi ha già convinto, di no, perché su quello sono distratto. Però possiamo... Vanno a una persona che ha venduto i bitcoin, ma lei non sa chi è. Se io compro un'azione, se compro un'obbligazione, se compro dei dollari, andranno, che so, a Federal Reserve. Non si può, che vanno. I soldi lì, chi è che se li chiede? Dove vanno? In quale conto? Ci sarà, c'è un allora, conto di lei vede, lei non lo sa, lei non lo sa chi è. Lei vede un conto di qualcuno che è disposto a vendere bitcoin. Magari sono io. Oppure è la signora, lei non lo sa, però sa che cedendomi 30.000 dollari io le do un bitcoin. E lei incassa 30.000 dollari? E io incasso 30.000 dollari. Quanti bitcoin hai? Io stesso ho acquisito il bitcoin in due modi, o sono un minatore e allora sono compensato per quello che ho spiegato, oppure perché ho ceduto un bene ricevendo bitcoin in pagamento. La denominazione minatore è molto... Sì. Ideali, diciamo, che vengono messi per comprare... Sì, insomma, vanno a qualcuno che vende bitcoin. Cioè tutti quelli che vendono bitcoin non sono minatori, hanno acquisito bitcoin nello stesso modo, o cedendo moneta
diciamo vera, tradizionale, oppure vendendo qualcosa in cambio di, ricevendo il bitcoin in pagamento. Sì, facciamo un'ultima domanda perché vorremmo proseguire, uscire dalla stretta del bitcoin. Però poi possiamo fare le domande a capitoli invece. Sì, che sì, sì, no, infatti, prego. No, se il numero degli acquisti, di quelli che voglio comprare, è superiore a quelli che voglio vendere, il prezzo del bitcoin aumenta. Come per le azioni, scende. Sì, è appunto questo che determina, è per questo che determina la fluttuazione. Com'è? Ah, default. Beh, sì, può fare default, nel senso che non dovevano, però sono nati degli intermediari che alla fine, negli ultimi anni, hanno dovuto dichiarare bancarotta. Per cui c'è stato chi alla fine pensava di avere dei bitcoin presso un intermediario, ma poi non si sono ritrovati per niente. Però capite, questo non era l'idea originale, perché gli intermediari non ci dovevano essere, non c'era nessuno. A un certo punto però, siccome è scomodo gestire da sé tutte queste operazioni, è stato naturale il fatto che poi la gente si sia rivolta a chi forniva un servizio di intermediazione. Però a questo punto diventi sottoposto al rischio di default, che l'intermediario non riesca ad avere abbastanza liquidità. È una curiosità, tutte le volte che apro io, ma penso tutti internet, no, ci sono icone che dice a causa aver creato dei pseudo bitcoin in Cina, c'è scritto l'euro è morto. Non so se mi è mai capitato. No, a me non è mai capitato. Forse c'è un virus nel suo computer. Sì, secondo me ce l'hanno con lei, qualcuno che si è intrufolato e le dà queste notizie. Bene, uno dei motivi che si veniva detto per cui il bitcoin è stato creato era questa affrancarsi dal potere delle banche, no, il potere delle banche centrali, a cui è dedicato un capitolo. Sì, allora, torniamo indietro nel tempo. Io ho detto che il bitcoin è nato nel 2010, ma in realtà all'inizio degli anni 90 si è sviluppato questo movimento cyberpunk negli Stati Uniti, che appunto voleva un nuovo strumento di pagamento. Parte di questo desiderio derivava dal fatto che la moneta tradizionale aveva attraversato 20 anni piuttosto difficili, 20 anni di inflazione. Gli anni 70, gli anni 80 in tutti i paesi del mondo erano stati anni di inflazione. E allora appunto gli inventori dei bitcoin, come ho detto, volevano creare una moneta più stabile, che non fosse sottoposta al rischio, quale rischio? Che chi crea la moneta esagerasse nel crearla. Come ho detto, avere la possibilità di creare moneta, di stampare soldi, è come avere la gallina dalle uova d'oro, e questo potere, lo Stato aveva in passato abusato di questo potere. I grandi episodi di inflazione, iperinflazione nel mondo sono spessissimo, anzi solitamente stati legati negli ultimi secoli dal fatto che lo Stato voleva stampare più soldi perché aveva difficoltà economiche. Anni 70, anni 80, periodo di inflazione da molti attribuito appunto alle difficoltà economiche di alcuni paesi, a partire dagli Stati Uniti, che avevano finanziato la guerra nel Vietnam anche stampando soldi, bisognava cambiare il regime. Allora, gli studiosi di tutto il mondo, principali studiosi e i principali esperti di politica monetaria, hanno cominciato a pensare come si poteva ridare stabilità alla moneta. Alcuni hanno proposto il ritorno al gold standard, cioè definire il valore della moneta tradizionale in termini di oro. Un dollaro vale una certa quantità di d'oro. L'euro vale una certa, l'euro non c'era, la lira vale una certa quantità di d'oro, la sterlina vale una certa quantità d'oro, sistema che esisteva prima della prima guerra mondiale. Alla fine
il sistema che ha trionfato è stato quello delle banche centrali indipendenti. Qual era la logica di questa cosa? Se il politico non riesce a resistere alla tentazione di stampare troppi soldi per vincere le elezioni, perché non dare il potere di stampare soldi a dei tecnici indipendenti dalla politica, i tecnici delle banche centrali? E i paesi del mondo, i parlamenti dei vari paesi del mondo, quindi la politica dei vari paesi del mondo, ha deciso in qualche modo di legarsi le mani. Non interferiamo più in quello che fa la banca centrale, diamo il potere di prendere queste decisioni su quanta moneta stampare, quale sarà il livello dei tassi di interesse, a dei burocrati, a dei tecnici indipendenti. Spesso si dice: ma perché questo enorme potere deve essere dato a dei tecnici oppure dei burocrati che non sono stati eletti? E la risposta è: proprio perché non sono stati eletti e non devono essere rieletti, e quindi non abuseranno del potere di stampare soldi per fini politici, per vincere le elezioni, ma seguiranno l'obiettivo che è stato dato loro dalla legge, e cioè dalla politica, quello di tenere l'inflazione bassa. Le banche centrali dei paesi, della maggior parte dei paesi del mondo, dicono che la banca centrale ha l'obbligo di tenere l'inflazione bassa, convenzionalmente presa al 2%. E questo sistema ha funzionato bene negli anni 90 e nei primi 20 anni di questo secolo. Poi, nella primavera del 2021, qualcosa è andato storto. I prezzi hanno cominciato a crescere e il livello dell'inflazione è tornato a essere a due cifre, cosa che non succedeva da 30 anni. Non si è tornati ai livelli di inflazione che c'erano in Italia negli anni 70. Nel 1974 il tasso di inflazione dei prezzi al consumo era arrivato al 27%, ma l'anno scorso siamo arrivati all'11-12%, cosa che è piuttosto spiacevole, per esempio, per chi ha depositi bancari, perché se i prezzi vanno su del 12%, i tassi di interesse sono zero, il valore dei vostri depositi è stato tagliato in termini di capacità di acquisto, di potere d'acquisto, per un tasso uguale all'inflazione. L'anno scorso gli italiani hanno subito la più grossa patrimoniale della storia d'Italia, chi aveva depositi bancari. Ci ricordiamo, la patrimoniale introdotta dal governo Amato nel 1992 era dello 0,6%, l'anno scorso questa patrimoniale è stata del 12%, 11-12%. L'inflazione è una cosa piuttosto problematica per i risparmiatori, per chi ha redditi fissi e così via. Allora, l'inflazione purtroppo è tornata prepotentemente nella primavera del 2021, quindi un anno prima della guerra in Ucraina, molto prima di quella cosa a cui tutti attribuiscono il ritorno dell'inflazione. Dal maggio-giugno del 2021 a livello mensile i prezzi hanno cominciato a crescere in misura che non si era vista da decenni. Perché è successo questo? È colpa delle banche centrali? E la risposta che do a questa domanda è: sì, le banche centrali hanno sbagliato qualcosa. La seconda domanda che ci si deve porre è: questo vuol dire che il modello della banca centrale indipendente è sbagliato e quindi dovremmo inventarci qualcos'altro? La mia risposta è no. Il modello è ancora valido, è stato commesso un errore, ma è stato un errore in una situazione estremamente difficile da gestire per i motivi che adesso vi spiego. Però prima vediamo la prima parte: perché è tornata l'inflazione e cos'è che è andato storto nel comportamento delle banche centrali. Quello che è andato storto è che i governi e le banche centrali hanno esagerato nel fare qualcosa che era necessario fare, ma l'hanno fatta troppo. Cos'era necessario fare? Covid, l'economia mondiale era caduta in un buco, il PIL, il prodotto interno lordo mondiale, era caduto per un importo che non si era mai visto. E l'economia era crollata perché ovviamente con il Covid tu chiudi le fabbriche, stai a casa, non puoi lavorare e così via. Poi
con i vaccini si è tornati al distanziamento, eccetera, ci si è riorganizzati, le fabbriche sono state riaperte, i posti di lavoro sono stati riaperti, ma c'era una paura da parte dei nostri governanti che le imprese non riprendessero a produrre per mancanza di domanda. Un'impresa che produce biciclette produce se pensa di poter vendere le biciclette. Perché era legittimo temere che non ci fosse abbastanza domanda per le cose che le imprese potevano produrre? Perché dopo il Covid, primo, la gente aveva meno soldi in tasca, se eri stato in cassa integrazione ci avevi meno soldi in tasca. Secondo, perché anche chi aveva soldi in tasca poteva aver paura a spenderli vista l'incertezza della situazione. Tu magari hai tenuto il tuo posto di lavoro, ma magari dopo sei mesi lo perdi perché c'è un'altra ondata Covid. E allora i paesi di tutto il mondo, i governi di tutto il mondo, finanziati dalle banche centrali che hanno ricominciato a stampare soldi per importi enormi, hanno cominciato a spendere per dare una spinta all'economia. Politiche molto espansive. La spesa pubblica è stata aumentata, le tasse sono state tagliate in diversi paesi, questo creava un buco nei conti pubblici. Da dove prendeva i soldi lo Stato, gli Stati nei vari paesi? Dal bancomat delle banche centrali, che indipendentemente, non perché fossero obbligati dallo Stato come una volta, ma indipendentemente avevano raggiunto la conclusione che in quel momento, vista la situazione economica, il fatto che anzi i prezzi erano scesi nel 2020, fosse necessario dare una spinta molto forte all'economia. Forte quanto? Non si sapeva, perché non c'era mai stata una situazione di quel genere. La Banca Centrale Europea ha stampato nel giro di un anno e mezzo, due anni, 1.700 miliardi di euro. Per darvi la proporzione, le patrimoniali di cui si discute normalmente l'uno all'altro riguardano sono di 20-25 miliardi. Lì si è data una spinta per l'Europa a 1.700 miliardi in due anni. E la cosa ha funzionato. L'economia mondiale si è ripresa molto più rapidamente del previsto. Il paziente è stato molto stimolato da questa cosa e si è risvegliato. Peccato che si sia risvegliato un po' troppo rapidamente e abbia in qualche modo sbattuto la testa sul soffitto. Questa è l'inflazione. Quando la domanda cresce troppo rispetto alla capacità di ripresa dell'economia, che cos'è che equalizza domanda ed offerta? I prezzi vanno su, i prezzi. E quali sono stati i prezzi che hanno cominciato a crescere per primi? I prezzi delle materie prime. Nel corso del 2021 sono aumentati i prezzi di quasi tutte le materie prime, i prezzi dei metalli ferrosi, dei metalli non ferrosi, i prezzi del carbone, del petrolio, del gas naturale, i prezzi della gomma, della carta, del legno, i prezzi di tutte le materie prime sono aumentati. E perché sono aumentati? Perché quei prezzi sono aumentati prima degli altri? Perché quei prezzi delle materie prime sono determinati minuto per minuto, giorno per giorno, ma ora per ora, minuto per minuto, dall'incrocio tra domanda e offerta sulle borse merci di tutto il mondo. Quindi se c'è troppa domanda, allora i prezzi vanno su. Quale domanda? Facciamo un esempio concreto. In Italia che forma hanno preso queste politiche espansive? E poi la forma dei bonus. Bonus 110%, il bonus facciate, il bonus rubinetti, il bonus vacanze, il bonus biciclette, il cashback. Bonus 110%, tu ti rifai la caldaia. Per rifare la caldaia ci vuole metallo. E questo in piccolo aumenta la domanda di metallo a livello globale. Moltiplicate le operazioni fatte da una persona per tutti gli italiani che hanno usato il bonus 110%, gli altri bonus, e per tutti i paesi del mondo che hanno fatto la stessa cosa, capite che il prezzo delle materie prime è andato su. Gli altri prezzi, tanti altri prezzi invece, sono prezzi di listino. Se voi andate in un negozio di televisori per comprare un televisore e quello stesso giorno ci vanno 20 persone,
non è che il prezzo del televisore va su, vi dicono siamo rimasti senza, torni fra 3 mesi. E nel 2021 c'erano anche questi fenomeni di razionamento, quindi i prezzi delle materie prime vanno su immediatamente, per le altre cose si creano liste d'attesa, erano tutti fenomeni di eccesso di domanda rispetto all'offerta. Dopo un po' poi aumentano anche i prezzi di listino, da cui appunto l'espansione del fenomeno dell'inflazione a tutti gli altri prezzi. Poi c'è stato lo shock dell'Ucraina e del prezzo del gas, però lì è stata una vampata, poi il prezzo del gas è sceso. Il fenomeno era molto più, si originava già nel 2021. E, allora, sì, le banche centrali hanno commesso un errore, però era una situazione che non si era mai vista. Non soltanto è una situazione di incertezza, c'è sempre l'incertezza, non sai, le banche centrali non sanno esattamente di quanto devono aumentare i tassi di interesse, per questo vanno in qualche modo a tentativi, mezzo punto, 1,025, ma lì non si era mai visto un tipo di recessione come quella del Covid e quindi sono andati proprio alla cieca. Hanno esagerato, alcuni dicono hanno fatto bene a esagerare perché è meglio aver avuto troppa inflazione piuttosto che aver lasciato l'economia in uno stato di depressione per un periodo troppo lungo. È stato fatto un errore in una situazione molto nuova, impossibile, che non aveva precedenti, ma non c'è un motivo fondamentale per cui i banchieri centrali debbano sistematicamente commettere quel tipo di errore. Quindi non c'è il problema da cui siamo partiti del politico che cerca di vincere le elezioni stampando soldi. Per cui secondo me il modello della banca centrale indipendente rimane ancora quello più valido. Naturalmente la politica monetaria resta sempre difficile da gestire e adesso c'è il rischio che le banche centrali esagerino in senso opposto. Prima hanno tenuto i tassi di interesse a zero troppo a lungo, hanno stampato troppi soldi e adesso c'è il rischio che facciano un po' il contrario. Io fino a questo mese, fino a settembre, ho detto che la Banca Centrale Europea aveva fatto bene a aumentare i tassi di interesse. Quest'ultimo aumento io non l'avrei fatto e una minoranza dei membri del Consiglio della Banca Centrale Europea hanno ritenuto, avrebbero preferito di non aumentare i tassi di interesse a settembre. L'aumento è stato piccolo, 0,25%, però io non l'avrei fatto. Non è che faccia un'enorme differenza, è un quarto di punto percentuale. Speriamo che a questo punto la Banca Centrale Europea si fermi perché comincia ad avere qualche preoccupazione. È necessario aumentare i tassi di interesse, è stato necessario per combattere l'inflazione, ma anche semplicemente per compensare chi investiva in attività finanziarie dell'avere avere prestato soldi che nel corso di un anno si deprezzano per colpa dell'inflazione. Speriamo che questo livello sia sufficiente. L'inflazione è scesa, io mi fermerei a questo punto. Quindi tecnocrate non è una parolaccia. Burocrate sì, burocrate di Bruxelles sì, però. No, tecnocrate, la cosa strana effettivamente è l'unica area in cui la politica, un'area fondamentale in cui la politica ha fatto un passo indietro rispetto ai tecnici. In tutte le altre aree, io ho fatto il commissario per la revisione della spesa e così via, tanti altri, ci sono stati tanti ministri tecnici, ma alla fine è il Parlamento che decide le cose. Nell'area delle politiche monetarie, per i motivi che vi ho spiegato, la politica ha deciso di fare un passo indietro, poi ha sempre la tentazione di tornare. Adesso si critica la Banca Centrale Europea e tanti politici italiani lo fanno, perché ovviamente c'è sempre l'interesse del politico nell'immediato di facciamo politiche espansive, non vogliamo una recessione, non vogliamo neanche un rallentamento dell'economia, vogliamo creare sempre più occupazione. E uno dice, ma l'inflazione? La risposta è, l'inflazione non è dovuta alle politiche monetarie in Europa. In Europa, adesso in Italia spesso si dice l'inflazione è diversa in Europa dagli Stati Uniti. In Europa sì, negli Stati Uniti c'è un eccesso di domanda. In Europa l'inflazione è dovuta ai prezzi delle materie prime. E di nuovo si torna al discorso di prima. I prezzi delle materie prime sono determinati dall'effetto combinato dell'azione di tutte le banche centrali.
troppo comodo dire noi ce ne laviamo le mani, il lavoro fanno gli altri. Se vogliamo contenere il prezzo delle materie prime, anche la Banca Centrale Europea deve aumentare i tassi di interesse. Ma il politico ha sempre, e ne ho trovati tanti nel mio lavoro, ha sempre un motivo per dire non è mai venuto il momento di aumentare i tassi di interesse, non è mai venuto il momento di stringere i cordoni della borsa, perché facendo queste cose c'è un prezzo da pagare nell'economia, purtroppo. Se l'economia è uscita troppo rapidamente dal Covid, adesso deve accettare un rallentamento, ma il politico ha sempre difficoltà ad accettare un rallentamento perché pensa sempre alla prossima elezione, e in Italia c'è un'elezione ogni anno, quindi... Nel libro ricorda che nei paesi dove le banche centrali sono soggette al potere politico, Turchia, Argentina, l'inflazione è molto superiore. Ci ha provato Erdogan a gestire l'inflazione non come dicono i libri di testo di economia, ma a modo suo. La logica, ogni tanto si sente questo ragionamento anche in Italia, se l'inflazione è alta, per combattere l'inflazione cosa dobbiamo fare? Abbassare i tassi di interesse, perché se abbassi i tassi di interesse il costo del denaro per le imprese si riduce, e se si riducono i costi, questo, le imprese non aumentano i prezzi. In realtà non funziona così. Tu abbassi il costo del denaro, questo ti fa aumentare la domanda, oppure ti porta a una svalutazione della tua moneta e questo fa aumentare l'inflazione. Quindi il decimo aumento che abbiamo subito settimana scorsa, c'è la speranza che sia l'ultimo in questo caso? Ma secondo me sì, perché questa volta il board e il consiglio fino a luglio, agosto non c'è stato nessun cambiamento, non c'erano riunioni, fino a luglio ogni decisione è stata presa all'unanimità. A settembre c'è una parte minoritaria, ma non irrilevante, che ha votato contro l'aumento dei tassi di interesse. Dipende da quel che succede all'inflazione. Purtroppo i dati di agosto io speravo fossero meglio a livello europeo, invece l'inflazione è scesa ma non tantissimo. Adesso vedremo settembre. Se l'inflazione scende è più facile che la banca centrale si fermi nell'aumento dei tassi di interesse. Ma il fatto che adesso siamo a 2 euro con la benzina influisce sulla questione dell'inflazione, cioè anche questo costo che... Le banche centrali guardano all'inflazione totale e guardano anche all'inflazione, anzi guardano soprattutto all'inflazione al netto di queste componenti più volatili come sono i prezzi dell'energia, guardano la cosiddetta inflazione di base. Quindi se la cosiddetta inflazione di base, o core inflation in inglese, scende, e questo che si è ridotto poco in agosto, allora i tassi non aumenteranno. Se invece l'economia continua a tirare e in conseguenza di questo i prezzi vanno su, a questo punto la banca centrale aumenterà i tassi di interesse. Cioè il fatto, fra l'altro, appunto, molti pensavano che con questi tassi di interesse l'economia mondiale sarebbe caduta in recessione, eccetera. Mica tanto, la Germania sta in recessione, o quasi recessione, gli altri paesi hanno continuato a crescere, gli Stati Uniti hanno continuato a crescere, quindi forse questi tassi di interesse non sono poi così alti. Allora, effettivamente non sono altissimi, sono alti perché eravamo abituati a tassi di interesse zero. Il tasso di interesse alla Banca Centrale Europea adesso è 4,5%. Cosa vuol dire? Vuol dire che se una banca prende a prestito 100 euro dalla Banca Centrale Europea, dopo un anno deve restituire quei 100 euro più 4,5 di interesse. Voi dice 4,5, ma è tanto. Eh sì, ma se in un anno i prezzi vanno, cioè se c'è il tasso di inflazione, se i prezzi vanno su diciamo del 4%, quando io devo restituire i 100 che ho preso a prestito all'inizio, quei 100 valgono il 4% in meno di quello che valevano all'inizio. Quindi un tasso di interesse del 4,50 è poco più dello zero. Quello che conta è il tasso di interesse reale, cioè il tasso di interesse 4,5% meno il tasso di inflazione nel periodo. Se l'inflazione nei prossimi 12 mesi, noi adesso siamo al 6% con l'inflazione, se l'inflazione nei prossimi 12 mesi è 4%,
tu un interesse al 4,5% in realtà ti vale 0,50% in termini reali. E un tasso reale dello 0,5% è un tasso di interesse molto basso rispetto alle medie storiche degli ultimi decenni. Quindi questi tassi di interesse reali non sono così alti. Ovviamente se tu hai un reddito fisso e ci devi pagare un mutuo e ti eri abituato a pagare l'1%, adesso devi pagare il 5,5%, allora te ne accorgi. Però chi aveva preso prestito a tassi variabili per tantissimo tempo è andato avanti a pagare sul mutuo tassi molto più bassi di quelli che avevano invece preso prestito a tasso fisso e che adesso sono protetti. Quindi bisogna guardarli in proporzione delle cose. Bene, e veniamo al terzo argomento che abbiamo preannunciato, questo dell'economia del gocciolamento, che tanto viene sbandierata come la soluzione per la ripresa. Non abbiamo fatto le domande al secondo capitolo. Poi arrivano. No, dunque, la teoria il sesto capitolo del libro parla della teoria del gocciolamento. Traduzione: tagliare le tasse ai ricchi è la cosa migliore che un governo possa fare per l'economia. La teoria, se l'è, la signora non è ricca, quindi la teoria si è sviluppata sulla fine degli anni 70, inizio degli anni 80 negli Stati Uniti, e era una componente della cosiddetta economia del presidente Reagan, la Reaganomics. Questa teoria prometteva tre cose. Primo, che tagliando le tasse a chi ha reddito più alto, chiamiamoli ricchi, ma sarebbe più correttamente chi ha reddito alto, l'economia sarebbe cresciuta di più di quello che sarebbe accaduto se tu tagliavi le tasse a chi aveva un reddito basso. Qual era la logica dietro questa tesi? Se tu sei ricco, vuol dire che sei più bravo, sei più produttivo. Se io taglio le tasse a te e in conseguenza tu lavori un'ora in più, tu produci di più di quello che produce chi ha un reddito basso, che è più scarso, meno produttivo, e quindi per definizione un'ora di lavoro in più di uno che ha un reddito basso crea meno ricchezza di un'ora di lavoro di uno che ha un reddito alto, perché un reddito alto è bravo. Questa è una cosa così brutalmente rappresentata in questo modo. La seconda promessa che veniva fatta da questa teoria, da qui il nome di teoria del gocciolamento, è che se tu, come un albero, se tu metti l'acqua, cioè dai un beneficio al vertice dell'albero, poi l'acqua scende, gocciola. Trickle down economics, teoria, economia del gocciolamento. Se tu tagli le tasse ai ricchi, poi ne beneficia tutto l'albero, perché il ricco crea posti di lavoro, occupazione e così via. Un imprenditore, per esempio, assume nuove persone e fa crescere l'intera economia. La terza promessa di questa teoria era che non c'era neanche bisogno di preoccuparsi del taglio delle aliquote, cioè quando tu tagli la tassazione, il governo dice, e le coperture, come si finanzia questa cosa? Non preoccupatevi, perché l'economia crescerà così tanto da far aumentare, da compensare il taglio delle aliquote di tassazione. Le entrate dello Stato aumenteranno semplicemente perché l'economia diventa più grande. Queste tre cose non si sono realizzate negli Stati Uniti. In realtà, durante la presidenza Reagan, l'economia non ha avuto un boom economico, la disuguaglianza è aumentata e il debito pubblico è aumentato di 20 punti percentuali negli 8 anni di presidenza Reagan. Però, se guardiamo che cosa è successo negli ultimi 40 anni, vediamo che in quasi tutti i paesi del mondo le tasse sono state tagliate di più per chi ha redditi alti rispetto a chi ha redditi bassi. Il che vuol dire che la progressività del sistema di tassazione si è ridotta. Progressività vuol dire che chi ha un reddito alto in media paga di più di chi ha un reddito basso. La progressività, che era così, diciamo, si è ridotta. Le tasse aumentano, sono state tagliate di più per chi ha redditi alti. Al punto che neanche ci ricordiamo
quanto alte fossero le tasse per chi aveva redditi alti in Italia. Qual è l'aliquota di tassazione IRPEF più alta che adesso esiste? 43%. Se tu hai anche un reddito di 5 milioni all'anno, tu sopra i 50 mila euro paghi soltanto il 43%. Qualcuno si ricorda quando l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisse, con la riforma Visentini venne introdotta in Italia? Qualcuno si ricorda qual era l'aliquota massima, che adesso è il 43%? Quanto? Era 72%, neanche ce lo ricordiamo, 72%. Io credo che se qualcuno oggi proponesse che chi ha un reddito superiore a 5 milioni l'anno paghi un'aliquota del 72%, questo qualcuno o viene preso per matto o viene mandato a Cuba come un pericoloso sovversivo. Però, e questo l'aveva fatto, questa legge l'aveva fatta la Democrazia Cristiana all'inizio degli anni 70, però era così in tutto il mondo. Le aliquote erano molto più alte per i ricchi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Addirittura negli Stati Uniti, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, Roosevelt voleva che la tassazione, il presidente americano Roosevelt voleva che la tassazione fosse del 100%, cioè vuol dire mettere un tetto al reddito al netto delle tasse. Se tu guadagni di più, lo Stato ti porta via tutto. Pensiamo in un'economia di guerra, non possiamo tollerare che qualcuno abbia un reddito superiore a un certo livello. Il Congresso americano non approvò questa proposta, ma approvò una tassazione massima del 94%. Poi negli anni 50, 60 si sono ridotte le tasse anche per i più ricchi, ma ancora negli anni 70, anni 80, Stati Uniti, 80 no, perché poi è venuto a dire che negli anni 60 e 70 negli Stati Uniti l'aliquota di tassazione era superiore al 70%, lo stesso nel Regno Unito, lo stesso in Svezia, in Francia, come ho detto in Italia era 72%. Poi le cose sono cambiate. Ecco, questa è la cosa interessante. Perché si è avuto questa maggiore detassazione dei più ricchi? Secondo me, almeno questo è quello che sostengo nel libro, secondo me questo è stato un effetto collaterale della globalizzazione. Globalizzazione vuol dire non soltanto maggiore facilità di spostamento delle merci, vuol anche dire maggiore possibilità di spostamento di chi ha redditi alti e di chi ha capitali elevati, come le multinazionali. E i 200-210 paesi che ci sono al mondo hanno cominciato a farsi concorrenza tra di loro per attirare chi aveva i redditi alti, e questo ha portato a un abbassamento della tassazione a livello mondiale per i redditi alti. La forma estrema di questa teoria del gocciolamento di detassazione dei più ricchi è la tassa piatta, che dovrebbe essere introdotta in Italia, perché abbiamo fatto una legge delega che prevede, non c'è entro quanto, ma prevede il tendenziale, la tendenziale convergenza a un'unica aliquota. Sinceramente non credo che verrà fatta. Chi insiste su questa cosa è la Lega. Fratelli d'Italia è molto meno convinta della saggezza di questo appiattimento. Questa è una forma estrema di questa teoria. C'è soltanto la tassa piatta in 8 paesi dell'Europa dell'Est, però l'abbassamento, il taglio delle tasse per i ricchi c'è stato negli ultimi 40 anni in maniera molto evidente, secondo me, per questo fenomeno di globalizzazione. Soluzione sarebbe, c'è una soluzione, sì, quello di avere un accordo internazionale sulla tassazione, che i paesi si smettano di fare concorrenza tra di loro per attirare le multinazionali, i ricconi e così via. Questo accordo è stato raggiunto per un aspetto specifico, cioè la tassazione dei profitti delle multinazionali al di sopra di una certa dimensione. È stato messo un minimo del 15%, 127 paesi hanno firmato, i governi di 127 paesi hanno firmato questo accordo, 127, ma in pratica l'accordo si applicherebbe a tutti i paesi del mondo,
però l'accordo non è stato ancora ratificato dai parlamenti di questi paesi. C'è una direttiva europea che dovrebbe comportare l'approvazione di questa cosa. C'è anche una proposta di legge del governo italiano che introdurrebbe questa tassazione sulle multinazionali. Gli Stati Uniti che avevano proposto questa riforma, l'amministrazione Biden aveva proposto questa riforma, il Congresso americano non è ancora riuscito ad approvarlo e se Trump vincesse le elezioni sarebbe la fine di questo accordo. Io ho depresso troppo. Non c'è nessun miliardario qua tra noi, no? Di solito c'è qualche miliardario. Allora, questa è una buona domanda perché la tassa piatta di cui si parla in Italia sarebbe del 15%. Ovviamente se la metti al 15% c'è un problema enorme di copertura. Se tu la metti al 40% è piatta, ma è piatta a un livello molto alto. Però l'idea per ora è stata quella di usare il 15%, tant'è vero che la tassa è stata introdotta già la tassa piatta per gli autonomi fino a un certo livello di reddito, 85.000 euro di fatturato, c'è la tassa piatta per l'incremento del reddito a partire da quest'anno a valere sul prossimo anno, sulle tasse pagate il prossimo anno, è del 15%, quindi il numero magico sembra essere il 15%. Però se la metti al 15% a tutti, c'è un problema molto grosso di copertura. Domande? Sì, no, uno qua, poi lei. Sì, ma la sostanza non credo che queste cose abbiano poi un grande impatto. Come dico, io ho un'età per cui mi ricordo bene gli anni 70, ma quante volte si è parlato di questi accordi? Riguardano cose specifiche, quindi non cambiano le tendenze di fondo. Quindi se c'è un vantaggio per le multinazionali che riescono ad affrontare prezzi più bassi più facilmente, comunque è un vantaggio relativamente parziale. Insomma, questi strumenti non incidono più di tanto. Naturalmente per il politico è bello poter dire abbiamo raggiunto questo accordo, poi i prezzi continuano ad aumentare lo stesso, magari il prezzo che viene. Il bene che viene, il cui prezzo viene sottoposto a un tetto, scompare dagli scaffali, cose di questo genere. È di oggi la notizia del fatto che il governo è tornato indietro sulla decisione di mettere un tetto sulle tariffe degli aerei per le isole. Sapete, no? Perché ovviamente la prima cosa che le compagnie hanno detto è: ma allora noi sospendiamo, non ci andiamo sull'isola. Allora, un governo o gestisce l'economia come l'Unione Sovietica, cioè fissi i prezzi, però produci tu, oppure un governo può decidere le quantità o i prezzi, ma non i prezzi e le quantità. Su quello che si dice su che cosa la Banca Centrale poteva fare, sì, anch'io mi chiedo cos'altro poteva fare. In realtà sono tutti, diciamo, spiegazioni per dire alla Banca Centrale Europea: noi non vogliamo pagare il prezzo di un rallentamento dell'economia perché poi la gente si lamenta. Certo, la gente si lamenta anche dell'inflazione e allora si torna al discorso che facevo prima, sì, ma l'inflazione la diamo colpa a qualcun altro, i prezzi delle materie prime e così via. Stampando moneta,
Inizialmente c'è stata questa teoria, appunto era quella, come parlavo, come ho parlato quando ho parlato dell'America degli anni Ottanta. La terza promessa era che l'economia sarebbe cresciuta al punto che non c'era neanche a preoccuparsi delle coperture. In realtà non è successo questo, i deficit pubblici americani sono aumentati, il debito è aumentato. Nell'ultima versione della proposta di legge in cui si proponeva la tassa al 15%, quella della Lega presentata nella precedente legislatura, le coperture dovevano derivare dall'eliminazione massiccia di, perlomeno nel primo anno, poi alla fine si arrivava, sì, ma poi l'economia sarebbe cresciuta, eccetera, eccetera, eliminazioni di deduzioni e detrazioni. Il problema è che, cosa sono deduzioni e detrazioni? Il fatto che tu hai uno sconto sulle tasse che devi pagare se per esempio hai delle spese mediche, delle spese per la casa, per gli interessi sulla casa, eccetera. Però se fai quello, cioè, la gente si lamenta, cioè non stai tagliando le tasse, in realtà tagli da un lato ma le aumenti da un altro. Questa idea però c'è anche nella legge delega, nella riforma approvata quest'estate dal Parlamento, in cui si, tra le linee guida c'è la riduzione di deduzioni e detrazioni in maniera massiccia, però evitando quelle della sanità, quelle le spese per l'educazione, le spese per gli interessi. E allora ti riduci a dire quello che ha detto il vice ministro Leo ieri, che ha detto sì, noi pensiamo che così riusciamo a risparmiare 800 milioni. Sì, ma mettere la flat tax costa 60 miliardi, quindi. Io non lo so, quando io ho fatto un dibattito da Vespa con Leo, ma lui su questa risposta non me l'ha saputa dare, perché non c'è una risposta, non ci sono tante. Certo, il totale di deduzioni e detrazioni raggiunge 100 miliardi, sì, ma allora lì ci metti anche i 30-40 miliardi della detrazione per lavoro dipendente. E allora sì, allora stai aumentando le tasse ai lavoratori dipendenti, cioè non è facile da risolvere. Per questo penso che la flat tax non la metteranno mai in Italia, ci sarà un appiattimento, ci saranno tre aliquote, ma viste le promesse elettorali oppure faranno cose tipo la flat tax incrementale, per cui soltanto per un anno tu sei tassato al 15%. Sull'incremento del tuo reddito, se devono inventare qualcosa di questo genere per non perdere la faccia, ma costa troppo fare la flat tax al 15%, non la vediamo in Italia di sicuro. Si mette in piedi per favore, se no non sentiamo, scusi. No, dunque, allora, ci sono limitazioni in termini di conseguenze delle azioni che vengono fatte. Se un paese decide di tagliare le tasse in maniera drastica e in conseguenza di questo il deficit pubblico aumenta molto, questo va a scontrarsi contro le regole europee sulla tenuta dei conti pubblici. Se un paese però taglia le tasse e compensa questo in un altro modo, tagliando la spesa, non può farlo, non c'è niente che lo impedisca di fare. Le regole sui conti pubblici europei riguardano i saldi. Se un paese, ci sono poi alcuni paesi piccoli come l'Olanda, relativamente piccoli come l'Olanda, il Lussemburgo e l'Irlanda, che hanno un vantaggio rispetto ai paesi grandi nel tagliare le tasse. Se un paese grande taglia le tasse, perde molto, perché ha tante imprese. Se un paese relativamente piccolo e taglia le tasse, perde qualcosa sulle sue imprese, ma riesce a attirare dagli altri paesi altre imprese, e questo può più che compensarlo. Quindi per un paese piccolo è più facile comportarsi da cattivo cittadino, diciamo. E è questo appunto che si cerca di eliminare con questa
legislazione a livello internazionale che andrebbe a essere applicata anche all'Europa e quindi a paesi come Irlanda, dove adesso le multinazionali pagano meno del 15%. Quello che però impedisce in Europa di eliminare completamente il problema è che l'area della tassazione in Europa richiede cambiamenti nell'area della tassazione, richiedono l'unanimità e ovviamente questi paesi si oppongono. Perlomeno con questo accordo internazionale almeno il 15% deve essere pagato. C'è qualche caso di paese in cui la flat tax si è effettivamente autosostenuta? Ha detto gli Stati Uniti. Allora, il caso che viene più spesso citato è quello dell'Unione della Russia, non dell'Unione Sovietica, è quello della Russia. Lì però ci sono lavori fatti dal fondo, perché si dice in Russia quando c'è stato l'introduzione della flat tax all'inizio degli anni 2000, effettivamente le entrate sono aumentate, però bisogna tener conto che le entrate avevano già cominciato ad aumentare per due motivi. Uno, il fatto che dal 99 in poi l'economia russa è entrata in una fase di boom per l'aumento dei prezzi del petrolio. Secondo, perché in accompagnata alla flat tax hanno introdotto delle azioni molto forti contro l'evasione fiscale. Quindi non è che la gente volontariamente si è messa a pagare più tasse, è che hanno messo punizioni molto severe. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, quindi quell'aumento di entrate che è stato in Russia non è stato legato alla flat tax, ma a altre cose. No, anche a me. No, ma anche a me sembra ingiusto. Però per risolvere il problema quello che bisogna dare è più poteri all'Europa. Perché il motivo per cui le istituzioni europee non possono imporre questa cosa è che i paesi membri dell'Unione Europea hanno voluto mantenere l'area della tassazione come un qualcosa il cui cambiamento richiede l'unanimità. Quindi sono stati i paesi europei che in quest'area e in tante altre aree non hanno voluto dare sufficienti poteri alle istituzioni europee. L'Europa come istituzioni è debole, rimane debole, gli stati contano ancora moltissimo, ognuno per caso per sé, il caso dell'immigrazione è un altro caso. Però diventa comodo poi se qualcosa non va a dire è colpa dell'Europa, no, è colpa dei singoli paesi che non hanno voluto cedere sovranità all'Europa perché hanno voluto mantenere controllo per esempio della tassazione e allora ognuno fa quel che vuole. Come dico, adesso questo accordo internazionale almeno metterebbe una tassazione del 15% se viene. Adesso c'è una direttiva europea prima di tutto, però poi ci deve essere la ratifica da parte degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti non possono star fuori da questa cosa, altrimenti si creano troppe vie d'uscita, scappatoie. Evasione fiscale. Il problema è che c'è il garante della privacy. Allora, per anni il garante della privacy ha proprio impedito che si utilizzassero questi conti, eccetera. Finalmente, un anno e mezzo fa, si è raggiunto un accordo per cui fondamentalmente l'Agenzia delle Entrate può avere accesso a questi dati in forma criptata fino al momento in cui si scopre che c'è un'irregolarità, ma fino a quel punto l'accesso rimane criptato, quindi il problema sembra essere superato.
Però appunto bisogna poi realizzarlo questa cosa e allora lì ci vuole una forza politica. Cioè, in sostanza questo, andiamo a vedere i soldi in tasca, mettiamo le mani in tasca agli italiani. Ma quante volte abbiamo sentito questa storia? Cioè, è una questione politica per cui non si possono fare. Si decide di non fare l'incrocio delle banche dati. Adesso che superate la cosa del garante della privacy, si potrebbe fare più facilmente. Però, insomma, ci sono chiaramente problemi politici perché, figuriamoci, si va a mettere le mani nelle tasche degli italiani e più della metà delle forze politiche, la maggioranza attuale, certo non vuole una cosa del genere, perché altrimenti avrebbe alzato il tetto all'uso del contante, perché appunto il contante non passa per le banche, non lascia nessuna traccia, è stato alzato e politicamente non si vuole fare la lotta all'evasione fiscale. Sì, esattamente. Non c'hai più neanche. Sì, assolutamente. Sì. Sì. No, ma io faccio il possibile. Cioè io qua in televisione quante volte ho detto che i paesi che hanno la flat tax hanno una spesa sociale di 10 punti percentuali più bassa di quella dell'Italia. Allora, facciamo la flat tax. Però anche i partiti della sinistra hanno difficoltà a fare un ragionamento. Cioè un partito della sinistra perché non propone che l'aliquota di tassazione sui redditi più alti sia, non dico di tornare agli anni 70, del 70%, 72%, ma non so, del 45%. Non lo fanno. Allora, in parte questo è giustificato dal fatto che un paese che aumenta le tasse indipendentemente dagli altri può provocare lo spostamento dei ricchi, diciamo, in altri paesi. Però forse magari è una questione di coraggio politico. Ma la retorica ormai è quella, chi paga le tasse viene dipinto con i denti da vampiro, niente da fare. E quindi sì, c'è un problema di finanziamento, della qualità dei servizi che peggiora. Poi uno può fare anche una spending review attenta, mirata a evitare gli sprechi, però anche quella politicamente costa. Quello che sta salvando questo governo, i conti pubblici di questo governo, è l'inflazione. Che l'inflazione ha appunto abbattuto il valore del debito pubblico, che si misura rispetto al PIL. Il PIL cresce, quindi il rapporto tra debito e PIL scende, e le difficoltà arriveranno quando l'inflazione sarà scesa. Però la fortuna del governo è stata che la legge di bilancio quest'anno è stata basata sull'inflazione. Tu mantieni costanti certi stanziamenti, per cui in tabella non ti appare che stai tagliando la spesa sanitaria, ma stai tagliando il potere d'acquisto della spesa sanitaria. Anzi, dici, ma io l'ho aumentata di 2 miliardi la spesa sanitaria. Per mantenere il potere d'acquisto avresti dovuto aumentarla di 16 miliardi, ma poi direi, ma io l'ho aumentata. Siccome la maggior parte delle persone sinceramente non capisce queste cose, funziona, funziona. L'inflazione è come le cortine fumogene, funziona benissimo per un governo. Parlati tu insieme che non. L'eredità. Un putiferio. Sì. Sì. Tremendo.
Sì, allora la proposta di Letta era quella di avere aumentare la tassa sull'eredità e utilizzare questo per una specie di per dare, mi ricordo quanto, 10.000 euro a chi compivi 18 anni. Secondo me, io non ero d'accordo su questa seconda parte, perché secondo me dare 10.000 euro soltanto perché hai compiuto 18 anni è contrario a ogni criterio di premio del merito. Che merito hai a compiere 18 anni? Ti prendi, a qualunque altro appunto era data anche a livelli di reddito non troppo bassi. Però sulla prima parte, quello di tassare le eredità, ne avevo parlato anch'io nel mio libro precedente a questo, è una cosa giusta da fare, è una cosa liberale, è una cosa che serve poi a premiare il merito, perché quello che io proponevo era il ricavato della maggiore tassa sull'eredità lo utilizzi per tagliare le tasse ai giovani che devono cercare lavoro. Allora premi il lavoro e non aumenti la pressione fiscale complessiva, che in Italia è già abbastanza alta, perché aumenti una tassa ma ne tagli un'altra. Questa cosa qui sarebbe secondo me necessaria in Italia. Capite, c'è un problema con tassare l'eredità, è una cosa che non è bella fare. Perché? Perché tassi l'eredità, cioè tassi la ricchezza. La ricchezza è frutto del risparmio. Il risparmio deriva da un reddito che è già stato tassato una volta. Quindi finisci per tassare due volte. D'altro canto è anche vero che l'eredità è qualcosa che non ti sei guadagnato, è un qualcosa che non ti preme un merito il tuo lavoro, è qualcosa che erediti dai genitori o qualche da un amico, eccetera. Di fronte a queste due cose, una che porterebbe a non tassare l'eredità, un'altra che porterebbe a tassarla, i paesi scelgono una via di mezzo normalmente e tassano l'eredità a delle aliquote che non sono altissime ma che sono molto più alte di quelle che esistono in Italia. Il gettito della tassa sulle successioni in Italia è di circa 1 miliardo, quando in Francia è di 15 miliardi e in Germania e nel Regno Unito è di 7-8 miliardi. Noi abbiamo un'aliquota di tassazione del 4%, in Giappone al di sopra di una certa soglia è del 50%. Confrontiamoci poi col nostro passato e torniamo di nuovo all'inizio degli anni 70 alla riforma Visentini. L'aliquota di tassazione adesso per l'eredità è del 4% per i figli e per le mogli o i mariti, il coniuge. All'inizio degli anni 70 con la riforma Visentini l'aliquota era del 19%, adesso è il 4%. Quando è stato fatto questo cambiamento? Chi è il colpevole di questa cosa? Il secondo governo Amato, che nel 2000 ha tagliato le aliquote di tassazione. Poi è arrivato Berlusconi, ha eliminato la tassa sull'eredità, poi è arrivato Prodi che l'ha riportata allo stesso livello di Amato. Però lì il grosso taglio è stato fatto dal governo Amato per motivi che non mi sono del tutto chiari. Professore, lei è sicuro che non siamo in stagflazione? Stagflazione vuol dire una situazione di inflazione, però anche di stagnazione. Allora, l'inflazione sta scendendo, ok? Quindi già quello stiamo orientando. In recessione o in stagnazione l'Europa non c'è ancora, perché sta crescendo. Diciamo, quando tu devi combattere l'inflazione, tu osservi al tempo stesso una riduzione dell'inflazione e un rallentamento dell'economia. La stagflazione è una situazione in cui tu osservi l'inflazione che rimane alta e non cresci. Qui il prezzo che stiamo pagando sta dando risultati, perché l'inflazione sta scendendo. Sì, ma no, io ho fatto questa domanda perché noi stiamo continuamente dicendo che non siamo in recessione, ma non siamo in recessione perché guardiamo i dati del PIL che sono relativi a quello che è successo 6 mesi fa. Quello che sta succedendo oggi, da un po' di mesi, è invece che i consumi stanno calando.
non si vede ancora nelle statistiche. È possibile che sia nelle statistiche dei commercianti. È possibile che siamo anche, questo lo vedremo quando ci sono i dati del terzo trimestre. È possibile che siamo in recessione. Però siamo in recessione perché stiamo curando l'inflazione, cioè la stagflazione è una situazione in cui l'inflazione rimane alta e tu stai pagando un prezzo senza vedere i risultati. Qui i risultati di calo dell'inflazione li stiamo vedendo, quindi tecnicamente non è una stagflazione. È quello, siamo in una fase in cui per curare l'inflazione stiamo soffrendo un po' perché appunto si sta frenando, si stanno mettendo i freni all'economia. Per ora però siamo in recessione, vediamo poi i dati del terzo trimestre. Fino al secondo non sono sei mesi fa, anzi sei mesi fa stavo, primo trimestre è andato molto bene, crescita dello 0,6%, molto alto. Secondo trimestre meno 0,3%. A livello europeo l'Europa è cresciuta poco nel primo trimestre, 0,3% nel secondo trimestre. Insomma non c'è una evidente crisi di una recessione. E poi comunque per il motivo che ho detto non parlare di stagflazione perché l'inflazione sta scendendo. Una domanda, fatto la premessa, quando di non fare l'Unione Europea, dicendo che in Italia il 75% del gettito dei contributi previdenziali e lì sono sostenuti da un 20% della popolazione, quindi un 80% che ha un livello di contribuzione minima, ma guardando il livello dei consumi per noi la qualità della vita sembra abbastanza paradossale. Allora questo mi dà il lato della domanda appunto paradossale. In Italia il problema di evasione riguarda più il ricco e il povero. No, è il falso povero in questo caso, che è ricco ma non paga le tasse. No, questa è la risposta. Il fenomeno di evasione in realtà è molto diffuso, evadono un po' tutti. Cioè, a dire la verità, ovviamente i lavoratori dipendenti evadono di meno dei lavoratori autonomi, che non è che sono disonesti, è che i primi lavoratori dipendenti hanno la ritenuta alla fonte, gli autonomi non ce l'hanno. Però anche il lavoratore dipendente di fronte alla domanda dell'idraulico vuole ricevuto oppure no, normalmente dice no, pago in nero. Dopodiché si va dall'amico, cioè, lo dico perché mi è successo, un amico che viene e dice che indecenza, non mi ha fatto la ricevuta, ma se volevi te la faceva la ricevuta. No, ma però no, diciamo, c'è una differenza, nel senso che i governi di centro-sinistra qualcosa hanno fatto. Con l'introduzione della fatturazione elettronica e un po' di altre cose, con più tecnico lo split payment, l'evasione sull'IVA si è ridotta di 10 miliardi. Cioè, noi eravamo abituati a dire l'evasione 110 miliardi, adesso dobbiamo dire l'evasione circa 100 miliardi. Poco? Sì, però 10 miliardi non sono cosa da poco. Si sarebbe probabilmente ottenuto qualche risultato in più. Questo governo non credo, cioè non, proprio non c'è nel DNA di questo governo di combattere l'inflazione. Questo quartiere ha fatto poche domande. Oh, ecco. Sì, ma questo è uno dei motivi per cui si dice dobbiamo decarbonizzare anche se l'Europa emette soltanto l'8-9% delle emissioni globali. Sono tre motivi.
Uno è proprio questo, se noi impariamo la tecnologia poi la possiamo vendere agli altri paesi che comunque dovranno prima o poi seguire. Gliela possiamo pure regalare, però insomma magari c'è da fare un po' di business anche in quest'area. Il secondo motivo è che comunque se vuoi che gli altri ti seguano, da buon cittadino devi dare l'esempio. E ci viene rinfacciato il fatto che il 55% della CO2 che c'è nell'aria è stata messa non soltanto dall'Europa, ma dai paesi avanzati in generale. Il terzo motivo per cui comunque noi dobbiamo decarbonizzare è che le cose che emettono CO2, come un riscaldamento di casa poco efficiente o un'automobile che emette una quantità elevata di CO2, insieme alla CO2 si emettono anche altri gas, in particolare le cosiddette polveri sottili. Le polveri sottili finiscono nei polmoni dei padani, perché la pianura padana è l'area più inquinata d'Europa insieme alla Polonia in termini di polveri sottili. E queste non fanno bene, compreso secondo anche alcuni studi che abbiamo fatto, uno dei motivi per cui la mortalità del Covid è stata così alta in pianura padana è che i nostri polmoni non sono in una condizione particolarmente buona. Quindi noi dobbiamo decarbonizzare anche, forse soprattutto, perché le polveri sottili entrano nei nostri polmoni e non nei polmoni dei cinesi. Per tutti questi motivi, ma compreso anche quello da cui lei è partita, credo che sia una cosa saggia decarbonizzare a una velocità non drastica, tenendo conto che bisogna preservare, ci sono dei perdenti dalla decarbonizzazione con sussidi eccetera, però credo che la direzione sia quella giusta. Non credo che basti, nel senso che purtroppo paesi emergenti hanno difficoltà a decarbonizzare, però dobbiamo provare e perlomeno farà bene in termini di polveri sottili che entrano, come dicono, nei nostri polmoni. No, ma noi stiamo investendo. Il problema è che il progresso tecnico in queste aree... Allora, prima abbiamo un problema serio di liberarci dalla dipendenza dalla Cina per il fotovoltaico. E lì l'Unione Europea si sta muovendo in questa direzione, l'ENI si sta muovendo in questa direzione, e quello è fondamentale. Poi la questione è investire in progresso tecnologico può dare risultati, ma per ora... cioè, nell'area delle rinnovabili ci sono stati grandi vantaggi, però per esempio nel nucleare, la fusione nucleare, sono 50 anni che investiamo, però ancora non siamo in grado di produrre energia nucleare con la fusione a livello, a scala industriale, diciamo. Cioè, gli esperimenti adesso, sapete che il problema della fusione è che per ottenere la condizione per cui c'è la fusione nucleare utilizzi così tanta energia, più energia di quella che riesce a produrre, o almeno un bilancio leggermente positivo si è ottenuto per certi esperimenti, ma non a livello industriale. Speriamo, sì, certo, se otteniamo questi risultati, ma allora la possiamo anche vendere la nuova tecnologia, non dargliela gratis soltanto. Soddisfatti? Ecco, fuori l'ultima, tempo. L'ultima, che poi crollo. L'ultima. Il mal di pancia di Giorgetti per i bonus? Allora, si è creata una situazione adesso per cui non ho abbastanza informazioni, non si sa bene che cosa deciderà Eurostat. Fra 10 giorni esce la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, in cui spero si faccia un po' di chiarezza su queste cose. All'inizio dell'anno Eurostat e Istat hanno preso una decisione per cui una buona parte di questi bonus edilizi veniva contabilizzata negli anni precedenti e quindi non vanno a impattare sul bilancio del 2024. Quindi in parte è una campagna pubblicitaria dire che il bilancio del 2024 ha problemi per questi bonus. Quello che davvero questi bonus fanno è fanno aumentare il debito,
fanno aumentare il debito perché comportano una perdita di entrate per i prossimi 5-10 anni. E lì il mal di pancia non te lo puoi far passare, lì la frittata è stata fatta. E quindi non c'è, è stata una delle... Super bonus aveva una sua razionalità se fosse stato meno super, e invece è stato troppo super e quindi si è esagerato nel renderlo attraente al punto che i soldi che sono andati in questa cosa è stato uno sproposito, e quei soldi non sono andati in pubblica istruzione, in sanità e un mucchio di altre cose che sarebbero state più utili fare. L'ultima signora, se no dobbiamo anche rientrare. No, catastrofe no, nel senso che dico, se lei ha comprato Bitcoin un anno fa, quando un Bitcoin costava 16.000 euro e adesso vale 30.000 euro, ci ha guadagnato. Allora il mio consiglio sarebbe vendere Bitcoin al più presto. Però è un po' come dire, io sono andato al casino e ho vinto. Cosa mi consigli, di rimanere e andare avanti o di andare via? Io va via. Signora, lei ha vinto al casino ma non lo sapeva, adesso lo sa. Ma lei ce l'ha un Bitcoin? Ah, ecco. Allora io uscirei in questo momento. Beh, dipende da quando l'hanno comprato. Ah no, certo, uno può aspettare, ma è così con qualunque investimento, finché non vedi. Il problema è che l'investimento a un certo punto tu hai bisogno di soldi, ti trovi a dover vendere. Lascia lì. No, io come dico, se uno l'ha comprato un anno fa io uscirei meglio. Bene, io direi di fare un grande grazie.